Padre Gerry, tutto pronto per i festeggiamenti di San Cosimo e Damiano che sono entrati nel vivo. Quest'anno, oltre agli eventi religiosi, ci sarà anche un evento esterno, un concerto con Pasqualino di Amici. Da parte sua si intende dare un messaggio in particolare ai giovani? Sì, quest'anno abbiamo voluto in qualche modo fare in modo che la celebrazione, la festa di Santi Cosimo e Damiano fosse in maniera particolare risaltata non solo sotto l'aspetto religioso ma anche sotto l'aspetto sociale e soprattutto giovanile, cercare attraverso dei momenti di aggregazione, di incontro ma anche attraverso la musica, ecco, poter dare e lanciare un messaggio ai giovani. L'esperienza di Pasqualino, che io ho seguito per anni e ho pensato potesse essere l'occasione, ecco, per vedere anche nel mondo della musica, dell'arte, la volontà, il desiderio di continuare a intraprendere anche della strada con fantasia, con entusiasmo, perché i nostri giovani sembrano essere un po' spenti, un po' morti, non sembrano non avere più futuro, non hanno prospettive, non si sentono sostenuti né sotto l'aspetto politico, amministrativo, non hanno più ideali da raggiungere. Perciò io ho pensato che attraverso anche questo modo, questa modalità, questo incontro e anche attraverso lo spettacolo si potesse in qualche modo lanciare loro un messaggio perché abbiano il coraggio di lottare e andare avanti sempre. L'esperienza che lui ha fatto ad Amici penso che sia un modo, ecco, di poter continuare i propri desideri, i propri sogni nel cassetto. Certamente lui potrà rispondere meglio di me, ma io come sacerdote cercherò sempre di trovare altre modalità e altri modi, oltre la catechesi, oltre l'incontro per i giovani, le celebrazioni, di poter raggiungere i giovani e poter comunicare con loro in maniera diretta, perché desidero che loro non si perdano, ma tentino in tutti i modi, ecco, di poter coltivare i loro desideri. Pasqualino, un compito gravoso quello, per quanto riguarda questo concerto. Ad Amici si va all'interno dello spettacolo, nel cuore dello spettacolo, quasi va oltre lo spettacolo. Beh, quasi va oltre lo spettacolo, si va. Ha detto tutto lui, quindi io non so più cosa dire, ho esaurito i miei pensieri. No, in realtà quello che diceva Don Gerry è effettivamente vero. Oggi purtroppo i giovani ne vedo molti in serie di difficoltà, ne vedo parecchi che non hanno proprio sogni da raggiungere, da coltivare. Questo non so purtroppo da cosa sia potuto dipendere, magari dalla società in cui viviamo oggi, piena di difficoltà, non so, con la crisi che stiamo vivendo anche questo comunque può in un certo senso influenzare ovviamente le aspettative di un giovane, perché si vede ovviamente in un periodo purtroppo non facile, e quindi figuriamoci se coltivare dei sogni rientra oggi nelle priorità di un giovane, dove si vede con uno stipendio purtroppo dimezzato e quindi si pensa ovviamente a guadagnare, a racimolare qualcosa per, come si dice, campare la giornata. Io faccio un lavoro fortunatamente molto bello, un lavoro che è un sogno che ho sempre coltivato fin da piccolo, poi Amici mi ha aiutato ovviamente a realizzarlo, e vado in giro a divulgare musica, a divulgare pensieri, perché scrivo anche, quindi sono un cantautore. E credo che la musica sia il punto di incontro più importante per i giovani, perché la musica è, insomma, è un momento in cui che riesce a riunire, a raggruppare comunque abbastanza giovani, riesce comunque a distrarli un po' da quelli che sono purtroppo i cambiamenti brutti che ci sono. E spero di fare, grazie ovviamente anche all'aiuto di Don Gerry che mi ha invitato, perché noi abbiamo avuto un incontro già qualche anno fa, sì. Abbiamo potuto un incontro musicale, un concerto a Forza d'Agro qualche anno fa, e da lì poi è nata questa amicizia, perché io la chiamo amicizia, e oggi siamo qui. 29 ci sarà un concerto per la prima volta, un concerto con la band, quindi il mio primo concerto in assoluto qui in Sicilia con la band, con insomma uno spettacolo di più di 2 ore, quindi insomma invitiamo tutti a venire e ad assistere al concerto e di divertirsi.